spuntano fuori i titoli e la durata degli episodi del live action di One Piece. Già solo da questi possiamo capire come la serie si svilupperà. Siete pronti a scoprire insieme come procederà la narrazione? Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per questo nuovo video dedicato a One Piece. Prima di cominciare, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Il profilo Twitter One Piece Defender ha condiviso queste informazioni. Si tratta di leak, fuga di notizie, non sono quindi trapelate attraverso un annuncio ufficiale. Per il momento dunque prendiamo queste informazioni con le pinze e vediamo un po' cosa ci aspetta. La prima stagione di questa serie contiene 8 episodi, questo è stato confermato ufficialmente. Anche Oda lo ha detto nella lettera dedicata al live action. Vediamo quindi quali sono questi titoli. Episodio 1. Romance Dawn, con una durata di 1 ora e 9 minuti. Questo episodio, probabilmente, come possiamo intuire dal titolo, ci narrerà il passato di Luffy, la promessa fatta a Shanks, l'incontro con Kobe e probabilmente anche quello con Zoro, quindi proprio l'inizio dell'avventura di Luffy. L'episodio 2 invece avrà come titolo An Old Friend of Mine e durerà 1 ora e 4 minuti. Questo episodio probabilmente concluderà la parte relativa a Zoro, ovvero l'inizio dell'episodio, quindi magari sarà la partenza di Zoro e Luffy insieme. E forse questo episodio ci parlerà anche di Buggy. Il titolo infatti potrebbe riferirsi sia a Kuina, se pensiamo alla storia di Zoro, ma potrebbe anche riferirsi a Shanks, se pensiamo al personaggio di Buggy. Il titolo dell'episodio 3 sarà Tell No Tales e l'episodio avrà una durata di 56 minuti. Questo titolo sembra essere un chiaro riferimento a Usopp e alla sua caratteristica di raccontare storie, per cui probabilmente questo episodio parlerà delle vicende del villaggio di Shirop. Il titolo dell'episodio 4 è molto interessante e sarà A Frog in the Well. Il titolo di questo episodio è un chiaro riferimento alla frase che Mihawk dice a Zoro: sei una rana nel pozzo. Per cui in questo episodio probabilmente comincerà la saga del Barati e ci mostrerà lo scontro tra Zoro e Mihawk. L'episodio 5 invece dovrebbe avere come titolo All Races in One Sea e avrà una durata di 58 minuti. Questo titolo ovviamente è un riferimento all'All Blue, al sogno di Sanji. Sembra essere un riferimento a quel mare che contiene tutti i tipi di pesci, per cui probabilmente in questo episodio si concluderanno le vicende legate al Barati. Il titolo dell'episodio 6 dovrebbe essere Tangerine Grove e avrà una durata di 1 ora e 4 minuti. Questo titolo si riferisce ai mandarini, per cui comincerà la parte relativa a Nami e Arlong. L'episodio 7 invece avrà come titolo Crewmates e avrà una durata di 56 minuti. Probabilmente questo episodio segnerà la fine della saga di Arlong e probabilmente vedremo i Mugiwara riuniti con Nami come membro ufficiale della ciurma. Il titolo dell'episodio 8 invece sarà Grand Line e avrà una durata di 1 ora e 6 minuti. L'episodio finale con questo titolo probabilmente ci mostrerà le vicende di Rogue Town e la partenza dei Mugiwara verso la Grand Line. Come possiamo vedere quindi, la prima stagione di One Piece, se questi titoli degli episodi verranno confermati, abbraccerà per intero l'intera saga dell'East Blue e pare proprio che ci narrerà tutti gli eventi più importanti. Ovviamente non si può fare tutto in soli 8 episodi, ci aspettiamo che tante cose verranno riadattate e tagliate. Speriamo solamente di non assistere a stravolgimenti davvero importanti. Stiamo parlando del fatto che 8 episodi della prima stagione stanno adattando ben 100 capitoli del manga. Quindi la domanda che ci poniamo è: andrà bene questo rapporto capitoli-episodi? Riadattare ci sta, tagliare qualcosa pure. Ovviamente non si può fare tutto. Speriamo solamente che il senso dell'opera rimanga intatto e che la trama principale venga trasposta come si deve. Voi ragazzi invece cosa ne pensate? Secondo voi 8 episodi basteranno a narrarci tutto quello che la saga dell'East Blue comprende? Fatecelo sapere attraverso i commenti. E con questo è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, seguiteci su Instagram e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima!